Si è tenuta questa mattina presso il comune di Fisciano una conferenza stampa sull'impianto di compostaggio che sarà installato sul territorio di confine tra Fisciano, Montoro e Mercato San Severino. L'area che ospiterà il sito è stata individuata 10 anni fa, nel 2008, ed in questi giorni ne è stato sviluppato un primo progetto preliminare. Nel corso della conferenza il sindaco Vincenzo Sessa ha sottolineato la disponibilità dell'amministrazione comunale a dare delucidazioni ai cittadini in merito all'impianto che ha specificato. Il primo cittadino non arrecherà danni al territorio né ai suoi abitanti. Si è inoltre parlato della nascita di diversi comitati contrari all'installazione del sito, che tuttavia non darebbero voce a liberi cittadini, ma rappresenterebbero le posizioni di diversi partiti politici. Ed ora, come ogni giovedì, l'appuntamento con la rubrica dello psicologo Gian Domenico Torre, liberamente.